Durante questi giorni l'Italia sta passando una legge che effettivamente non è stata ancora ben compresa. Tanto che io stesso, leggendo su alcuni giornali grossi anche, l'ho intesa in un altro modo, ma come tantissimi altri. Quindi è giusto rompere il cazzo a me quando magari sbaglio un titolo dicendo che faccio clickbait, ma quando i giornali pagati con i soldi vostri lo fanno e non fanno capire una notizia, anche comunque di una certa importanza, visto che si parla di censura, lì stiamo tutti quanti buoni, zitti e tranquilli. Vi dicevo, i titoli dei giornali stavano facendo pensare che il porno verrà bloccato completamente in Italia, quando in realtà non è così. Infatti verrà soltanto messo un filtro alla acquisto di ogni dispositivo, smartphone, computer, Nintendo Switch per dirne un'altra, cui sarà impossibile l'accesso a contenuti violenti e o pornografici. Quindi insomma tutti quelli non adatti per i bambini. Questo filtro però sarà tranquillamente sbloccabile con una password fornita all'acquisto del dispositivo, il tutto in maniera completamente anonima. Quindi questo era il grosso del discorso, senza fare troppi giri di parole o titoloni strani. Vi lascio le stories di Max Felicitas, che comunque è uno dei pornatori più famosi in Italia, quindi è giusto che si esprima. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Ho appena preso la notizia di questa proposta di legge della Lega che vuole praticamente oscurare il porno. E, bravi. E, una negazione totale della libertà individuale. Sono ovviamente favorevole a bloccare il porno per i minori, ma è già così, cioè nel senso, il porno è vietato ai minori di 18 anni, ovviamente. E penso che siano i genitori a dover installare, per l'educazione dei figli, dei dispositivi che controllino l'accesso ai porno. Ma di default bloccare a tutti l'accesso ai porno è veramente una follia, è veramente un portare l'Italia all'arretratezza, diciamo. Non mi stupirei se la prossima proposta fosse mettere il velo alle donne, non lo so, questa è la prossima proposta che avete in serbo. Quindi la libertà per voi non ha un senso, la libertà non ha un senso, la libertà non ha un senso e non so, mi sembra praticamente, cioè il Papa l'avrei capito, ma cioè ragazzi, ma dove stiamo arrivando? Volete bloccare il porno? No, 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 no. Se dovesse passare questa legge, comunque, ovviamente, penso che il mio settore andrebbe a manifestare. E come possono manifestare dei pornoattori, secondo voi, in piazza? Poi la cosa più assurda è che siamo in un periodo in cui ci sono mille problemi. Tantissima gente disoccupata che diventerà disoccupata e c'è gente, politici pagati da noi, che pensano a oscurare il porno.